Benvenuti a tutti, io sono Caterina Viviano dell'Istat, sono responsabile del servizio registri statistici sulle unità economiche e coordinatrice del Comitato Ateco. Questo seminario ha un argomento molto importante, centrale, ed è quello della presentazione del progetto innovativo di aggiornamento periodico della classificazione Ateco. Intendiamo per aggiornamento appunto, le modifiche che possono essere apportate alla classificazione ai livelli più bassi, quinta e sesta cifra. È la prima volta che l'Istat fa un'operazione del genere, ossia apporta delle modifiche ufficiali alla classificazione nazionale, mentre nel passato operazioni di questo tipo potevano essere svolte solo in occasione delle revisioni. Le revisioni sono operazioni molto più complesse, che si fanno minimo ogni 10 anni e sono coordinate dagli organismi internazionali. L'aggiornamento è un'operazione alquanto costosa e complessa al pari di una revisione e ha richiesto appunto lo sviluppo di una nuova procedura condivisa tra i vari utilizzatori della classificazione. Oggi abbiamo due relatori, uno dell'Istat e uno di Unioncamere. Prima di passare la parola ai relatori, però vorrei fare una breve introduzione all'argomento e quindi vi condivido alcune slide. Allora, innanzitutto, poche parole, cos'è l'Ateco? L'Ateco è una classificazione statistica delle attività economiche ed è quindi finalizzata a rappresentare i fenomeni, economico-sociali. La gestione della classificazione è affidata all'Istat. L'Ateco è la versione nazionale della NACE, che è la classificazione europea, coincide nelle sue prime 4 cifre con la NACE e poi introduce altri 2 livelli, la categoria quinta cifra e la sottocategoria sesta cifra. In particolare, il sesto livello è utilizzato per finalità amministrative. L'Ateco 2007, che è l'Ateco versione attualmente vigente, è stata sviluppata in collaborazione con gli esperti delle amministrazioni pubbliche e quindi sono stati coinvolti appunto nell'attività della definizione di questa classificazione. Quindi, oltre ad essere utilizzata per finalità statistiche, è utilizzata anche per finalità amministrative. Tutti gli enti di fatto condividono la stessa classificazione anche se la utilizzano in maniera autonoma. L'Ateco 2007 di fatto è stato un enorme passo avanti nel processo di integrazione e semplificazione delle informazioni gestite dalla pubblica amministrazione. Di fatto, ogni classificazione deve rappresentare il mondo economico e quindi di conseguenza deve essere in grado di riflettere l'attuale contesto economico a livello nazionale e globale. Di conseguenza, le classificazioni diventano obsolete se non tengono in considerazione quello che succede nell'economia, quindi per esempio la nascita di nuove attività, quelle che sono via web, oppure il fatto che il progresso tecnologico ha influenzato anche il modo in cui alcune attività vengono svolte, non più nel modo tradizionale. Quindi di conseguenza queste revisioni o aggiornamenti sono necessarie. In particolare la revisione è un'attività che viene svolta inizialmente a livello internazionale. Già nel 2019 è iniziato il processo di revisione della classificazione NACE, ha dei tempi abbastanza lunghi naturalmente perché è un'operazione molto costosa e complessa e proprio per questo motivo è stato necessario istituire anche a livello nazionale il Comitato Ateco, che serve proprio per supportare queste attività di revisione a livello europeo. In breve, il Comitato Ateco è un comitato interistituzionale che ha appunto come obiettivo quello di definire, implementare e gestire la nuova versione della NACE e quindi dell'Ateco a livello nazionale. È un organismo temporaneo, è composto da numerosi membri, sono 98 persone tra esperti statistici, referenti di classificazione, esperti tematici ed esperti dei principali enti amministrativi e organizzazioni imprenditoriali. È coordinato e gestito dall'Istat e quindi di fatto ha come scopo quello di contribuire innanzitutto alle attività della revisione della NACE, sviluppare la nuova versione della classificazione Ateco,
diffondere la classificazione e implementarla nei domini statistici e non, primo tra tutti, quelli del registro. Perché a questo punto, prima della revisione, un aggiornamento più frequente della TECO? Perché chiaramente le revisioni hanno dei tempi troppo lunghi e in particolare negli ultimi anni sono pervenute qui in Istat molte richieste di modifica alla classificazione per rappresentare meglio le associazioni imprenditoriali o professionali, ma anche sono state, diciamo, avanzate delle richieste di modifica da parte di provvedimenti governativi, soprattutto appunto la recente pandemia iniziata nel 2020, in cui la TECO è stato molto utilizzato per questi scopi di politiche. Quindi, di fatto, il nuovo obiettivo del Comitato Ateco è stato quello di attivare un processo di aggiornamento periodico della classificazione, quindi ogni 2-5 anni, per apportare delle modifiche isolate o limitate e quindi riferite sostanzialmente a livello nazionale della quinta, sesta cifra o delle note esplicative. L'adozione quindi di una nuova classificazione comporta però una serie di attività di carattere organizzativo, legale, tecnico, che investono tutti i produttori e utilizzatori della classificazione. Quindi un'operazione molto complessa. Anche i principali produttori di dati sulle unità economiche, ad esempio Unioncamere e Agenzia delle Entrate, sono in prima fila coinvolte nelle attività di revisione e quindi in questo caso di aggiornamento. Il primo impatto si ha in particolare sui registri e, come ricordiamo, i registri statistici dell'Istat dipendono dalle fonti amministrative, di conseguenza, diciamo, tutte le attività di aggiornamento hanno una serie di azioni a cascata che investono un po' tutti questi enti. Quindi è necessario che vi sia una strategia comune di condivisione e coordinamento tra tutti. Io ho concluso in questa prima presentazione, quindi di conseguenza per affrontare questi argomenti e quindi parlare dei vincoli e delle implicazioni che comportano l'adozione di una nuova classificazione sia in ambito statistico che in ambito amministrativo, passo la parola ai due relatori che abbiamo oggi. Quindi, innanzitutto, grazie intanto per l'attenzione e passerei la parola alla prima relatrice di oggi e dell'Istat, la dottoressa Francesca Lonzi, è coordinatrice tecnica del Comitato Ateco e referente della classificazione delle attività economiche a livello nazionale e internazionale e farà una presentazione sul processo di aggiornamento periodico dell'Ateco tra vincoli statistici ed esigenze nazionali. Quindi passo la parola a Francesca per la condivisione delle sue slide. Grazie. Ok, grazie, salve a tutti. Come diceva la dottoressa Viviano, io sono Francesca Lonzi e la supporto nell'attività di coordinamento del Comitato Ateco e anche in qualità di referente della classificazione anche in sede europea. Quindi io condividerò delle slide per presentarvi il mio intervento. Sostanzialmente il mio intervento sarà un intervento tecnico volto ad illustrare quelle che sono le ragioni statistiche che limitano la possibilità di modifica della classificazione Ateco, ma anche a presentare quello che è il processo di aggiornamento della classificazione che abbiamo implementato e che in qualche modo tenta di superare almeno in parte tali vincoli. Quindi, innanzitutto partiamo dalla classificazione Ateco, dando delle informazioni aggiuntive rispetto a quelle che ha già dato la dottoressa Viviano. Quindi, la classificazione Ateco è la classificazione nazionale delle attività economiche. Siamo in presenza di un'attività economica quando i fattori della produzione, quindi gli input, vengono integrati tra di loro all'interno di un processo di trasformazione per la produzione di prodotti o servizi. E quindi la classificazione Ateco è il riferimento nazionale per la produzione e la divulgazione di dati statistici relativi alle attività economiche. Sostanzialmente, quindi, nasce come classificazione statistica e in qualità di classificazione statistica deve rispettare una serie di criteri, tra i quali la mutua esclusività e l'esaustività, cioè in pratica
tutte le attività economiche che vengono svolte in Italia devono essere opportunamente rappresentate all'interno della classificazione, ma soprattutto all'interno di solo un codice Ateco. Quindi non stiamo parlando di una classificazione delle professioni che invece si basa sul concetto di competenza, non stiamo parlando nemmeno di una classificazione dei prodotti che invece è molto più dettagliata e si basa su quella che è l'origine industriale ed economica dei prodotti stessi o comunque su quella che è la natura intrinseca dei prodotti. La classificazione Ateco fa parte anche di un sistema integrato di classificazioni economiche che è coordinato dalla Divisione Statistica delle Nazioni Unite, ossia siamo in presenza di un insieme di classificazioni che sono collegate da relazioni sia in senso orizzontale sia in senso verticale, come possiamo vedere dallo schema. In senso orizzontale vuol dire che classificazioni che appartengono a famiglie diverse, intendendo con famiglie le attività economiche piuttosto che i prodotti, piuttosto che i beni, permettono di essere confrontate tra di loro, quindi possiamo confrontare tali classificazioni tra di loro leggendo lo schema in senso orizzontale. Invece se lo leggiamo in senso verticale possiamo andare a comparare classificazioni che appartengono alla stessa famiglia, ad esempio le attività economiche, ma si riferiscono ad ambiti territoriali differenti, quindi possiamo vedere la classificazione di livello internazionale piuttosto che quella di livello europeo piuttosto che quella di livello nazionale e quindi l'Ateco. E appunto la classificazione Ateco, essendo proprio la versione nazionale di queste classificazioni dell'attività economica, deve comunque recepire quello che è l'impianto metodologico dei livelli superiori, quindi gerarchicamente superiori. Diciamo che dovrebbe essere evidente quello che è il vantaggio dell'appartenenza a questo sistema, cioè ci permette di fatto di andare a comparare i dati statistici rilasciati secondo l'Ateco con gli altri dati prodotti in ambito internazionale e con le altre classificazioni. E questo è possibile grazie a rapporti di corrispondenza o a vincoli gerarchici, quindi di struttura, nel senso che il nostro codice Ateco è in parte ereditato dai codici di livello superiore. Allo stesso tempo dovrebbe essere anche evidente quello che è, diciamo, lo svantaggio, cioè il fatto che tale circostanza ci condiziona la possibilità di cambiare la nostra classificazione proprio a causa di questi vincoli strutturali e richiede l'adozione di una ben definita sequenza temporale nel caso di revisione di una delle classificazioni. Ovviamente non è solo questa dipendenza dal sistema integrato delle classificazioni economiche a limitare la nostra possibilità di intervento sulla classificazione Ateco. Occorre tener conto anche di quelli che sono gli impatti, quindi le metodologie, le implicazioni metodologiche nei domini e nei registri statistici, ad esempio la necessità di riclassificare intere popolazioni di unità statistiche e quella che è la discontinuità nelle serie storiche e negli indicatori tradizionalmente rilasciati agli utenti che deve essere opportunamente comunicata. Allo stesso tempo, come Istat, siamo consapevoli delle esigenze che vengono avanzate non solo all'Istat ma anche agli altri sistemi, quindi ad esempio la richiesta di nuovi codici Ateco piuttosto che il supporto per l'interpretazione della classificazione, ma anche al sistema fiscale, ad esempio informazioni sul corretto assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, oppure al sistema previdenziale da parte dei datori di lavoro, al sistema camerale da parte delle imprese e più in generale a quelle che sono le federazioni e associazioni di settore e al sistema di governo per quanto riguarda la ridefinizione del perimetro di attività di specifici settori economici e anche il riconoscimento per attività economiche nuove, quindi emergenti. Ed è qui, diciamo, che si colloca il ruolo del Comitato Ateco. Quindi il Comitato Ateco sostanzialmente è l'organismo nazionale di riferimento per la classificazione delle attività economiche e ha proprio l'obiettivo di individuare questo trade-off tra quelle che sono le esigenze degli utenti e quelli che sono i vincoli statistici, quindi cerca di soddisfare le richieste degli utenti tenuto conto dei vincoli statistici che ho illustrato precedentemente. Quindi in questo modo l'utente in realtà può andare ad interfacciarsi con un solo organismo, diciamo, di ascolto delle esigenze e ha addirittura la possibilità di confrontarsi direttamente con gli esperti. E quindi l'Istat diviene più vicino agli utenti operando in modo trasversale rispetto alle diverse finalità della classificazione. E questo è possibile grazie ai membri del Comitato Ateco che sono anche delegati di rappresentanze di governo, del sistema camerale fiscale
e previdenziale, del settore finanziario e di federazioni e associazioni di settore. E quindi il nuovo processo di aggiornamento che abbiamo implementato è proprio la soluzione che ha individuato il Comitato Ateco alla modifica in maniera più tempestiva di parte della classificazione Ateco per quanto riguarda le quinte e seste cifre, ossia i codici di categoria e sottocategoria. Ci tengo a precisare che aggiornamento non è sinonimo di revisione, nel senso che la revisione è un riesame completo della classificazione ed è coordinato a livello internazionale, invece il processo di aggiornamento ha un impatto soltanto a livello nazionale. Abbiamo già rilasciato una classificazione Ateco 2007 aggiornata al 2021 e rilasceremo a breve una classificazione Ateco 2007 aggiornata al 2022. Ed è questo di quello di cui vi voglio parlare un po' più nel dettaglio, quindi cerco di presentarvi quelle che sono le attività che abbiamo portato avanti in questo anno. Ci sono pervenute oltre 70 richieste di modifica, la maggior parte sono state presentate da federazioni e associazioni di categoria e ci tengo a dire che abbiamo anche preso in considerazione dei suggerimenti che ci sono pervenuti da utenti, per così dire, privati, singoli, quindi non organizzati all'interno di gruppi associativi. Queste proposte sono state analizzate dal nostro gruppo di referenti della classificazione Ateco per valutarne tutte le implicazioni da un punto di vista statistico e sono stati addirittura organizzati degli incontri virtuali per la coprogettazione delle soluzioni direttamente con i proponenti. Tutte le informazioni quindi che sono state raccolte sono state sintetizzate appunto in dei documenti di sintesi e questo diciamo per garantirne il riutilizzo in futuro nel caso dovessero pervenire delle richieste analoghe. Successivamente queste proposte sono state vagliate anche dal Comitato Ateco, quindi tramite delle consultazioni scritte o tramite delle riunioni plenarie, soprattutto per i casi più complessi, abbiamo acquisito il parere dei membri del Comitato Ateco e delle oltre 70 proposte che ci sono pervenute ne abbiamo approvate 21. Queste 21 proposte sono state quindi inviate alla Commissione europea, che ne deve verificare la conformità della struttura nazionale alla classificazione di livello gerarchicamente superiore, quindi ricordando quello che è lo schema che ho presentato prima nelle prime slide. E questo nel rispetto di quanto è stabilito dal regolamento 1893 del 2006. Anche qui ci tengo a dire che in realtà abbiamo attivato un processo di collaborazione con i referenti della classificazione di livello europeo durante l'intero iter di valutazione e questo ci ha permesso di far approvare in tempi davvero brevi tutte le modifiche della classificazione Ateco che abbiamo presentato. Quindi di fatto la nostra nuova classificazione Ateco 2007, aggiornamento 2022, è quasi pronta per essere diffusa agli utenti e verrà diffusa insieme agli strumenti e alla documentazione che ne permettono la corretta interpretazione e il corretto utilizzo e verrà adottata contestualmente anche dagli altri enti che utilizzano la classificazione. Ma vediamo ora quindi quali sono le modifiche che abbiamo apportato alla classificazione, e questo forse può essere l'argomento più interessante per molti. Quindi abbiamo aggiunto due nuovi codici a livello di categoria, quindi le cinque cifre, per cogliere le attività di consulenza ambientale e di risparmio energetico, le attività di lavanderie e self-service. Ma abbiamo anche agito sui codici di sottocategoria, quindi le sei cifre, quindi individuando ben 18 nuovi codici. Abbiamo inoltre modificato 15 titoli in corrispondenza di codici già esistenti e abbiamo effettuato oltre 60 modifiche sulle note esplicative, sia di inclusione che di esclusione. In generale, quindi, abbiamo l'impatto riguarda ben 11 sezioni della classificazione su un totale di 21 e quindi diciamo che il cambiamento è abbastanza rilevante. Concludo sottolineando che abbiamo fatto presente alla Commissione europea e quindi ad Eurostat la necessità di avere degli aggiornamenti, delle modifiche più tempestive alla classificazione e quindi anche Eurostat si sta orientando verso dei processi di modifica della classificazione di livello europeo da adottare ogni 5 anni. Quindi io avrei terminato il mio intervento sperando insomma di non avervi annoiato troppo e quindi ridarei la parola alla moderatrice, alla dottoressa Viviano.
Grazie a tutti. Grazie Francesca per la tua presentazione chiarissima, ci ha illustrato esattamente un po' come funziona a livello europeo, a livello internazionale, collegando la classificazione Ateco a tutta la struttura delle altre classificazioni, così vediamo appunto quante interrelazioni esistono con le altre classificazioni. Inoltre appunto abbiamo potuto vedere l'iter seguito dall'Istat, che con il supporto naturalmente del Comitato Ateco ha sviluppato ex novo proprio per far fronte a queste numerose richieste che già da tanto tempo in realtà arrivano per esigenze nazionali di maggiore rappresentazione, di maggiore diciamo identificazione di soggetti delle associazioni in codici che magari non sono così ben chiari o non sono stati ben specificati nel passato. E naturalmente anche al fatto che siamo estremamente vincolati comunque alla classificazione europea, per cui possiamo muoverci soltanto nell'ambito, diciamo, della quinta e sesta cifra e delle note esplicative per migliorare la classificazione. Quindi a questo punto, questo è il punto di vista, comunque l'aspetto statistico dell'aggiornamento, quindi passerei adesso la parola al dottor Sodini, quindi che ci illustrerà l'aspetto amministrativo, per cui Pierluigi Sodini è il responsabile del registro imprese delle anagrafi camerali di Union Camere ed è anche un esperto membro che fa parte del Comitato Ateco, quindi è assolutamente coinvolto in tutte le attività del Comitato. La sua presentazione riguarda l'aggiornamento della classificazione Ateco e le ricadute nella gestione del registro delle imprese. Quindi passo la parola al dottor Sodini. Grazie. Chiedo alla regia se può presentare la presentazione, le slide. Appunto il tema che è stato ricordato è quello di rappresentare quelle che saranno le ricadute sul registro delle imprese, ma non solo, anche sugli altri archivi che sono tenuti dalle Camere di Commercio a seguito dell'aggiornamento della classificazione Ateco. Il sistema camerale, come è stato anche prima fatto presente, sta collaborando con l'Istat e anche con tutti gli altri enti interessati nell'analisi di questo processo che porterà alla gestione della nuova classificazione Ateco e partecipa ai vari tavoli di lavoro non soltanto con l'Union Camere, che è l'unione che rappresenta gli interessi di tutte le Camere di Commercio, ma anche con Infocamere, la società di informatica del sistema camerale, e con l'incentro studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne. Il motivo per cui le Camere di Commercio sono interessate a questa nuova aggiornamento della classificazione delle attività economiche deriva da uno dei più importanti aspetti della loro attività, che è rappresentato dalla gestione del registro delle imprese, in quanto il registro delle imprese ormai costituisce il front office nel momento nel quale le imprese intendono avviare o modificare o cessare la loro attività economica. Questa particolare loro funzione è stata resa più evidente a seguito dell'entrata in vigore della legge numero 40 del 2007 e del successivo DPCM che ne ha disciplinato l'attuazione, che ha introdotto il cosiddetto sistema della comunicazione unica dell'attività di impresa, uno strumento che ha avuto due finalità, se vogliamo, dal punto di vista del mondo imprenditoriale: cercare di evitare all'impresa e ai professionisti di dover replicare più volte le stesse informazioni nel momento nel quale devono effettuare una dichiarazione a una pubblica amministrazione, e dall'altra anche, visto dal punto di vista delle pubbliche amministrazioni, l'esigenza di creare le condizioni per un allineamento degli archivi
anagrafici e quindi i soggetti, gli enti che sono stati coinvolti dalla legge 40 del 2007 sono stati, oltre al registro delle imprese, l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, l'INAIL, gli sportelli unici delle attività produttive, cosiddetti SUAP, e infine l'albo delle cooperative che è tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. A seguito appunto della pubblicazione del DPCM attuativo della legge 40 del 2007, dal 1 aprile 2010, quindi le imprese, nel momento in cui devono effettuare una dichiarazione di avvio della loro attività, ovvero di modifica o di cessazione, si rivolgono attraverso la comunicazione unica al registro delle imprese, che poi si impegna a trasmettere, a far rendere noto contestualmente, immediatamente alle amministrazioni che ho prima ricordato, queste comunicazioni appunto relative all'attività economica. E devo dire che l'esperienza di questi 10 anni si è dimostrata, devo dire, assolutamente positiva anche su quell'altro aspetto che prima ricordavo, quello dell'allineamento degli archivi, tant'è vero che noi periodicamente effettuiamo delle attività di ulteriore confronto con gli altri archivi, proprio perché una delle esigenze più forti che ciascuno di noi ha, che ogni pubblica amministrazione ha, è quella di una conoscenza non soltanto completa del mondo, in questo caso delle imprese, ma anche di un'accuratezza dell'informazione che riguarda questo mondo delle imprese stesse. Attualmente nel registro delle imprese sono registrati 6 milioni di soggetti, in particolare 3 milioni e mezzo sono imprese individuali, mentre 2 milioni e mezzo sono o società di capitale, o società di persone o cooperative. Il sistema delle imprese, nel momento nel quale appunto si presenta agli uffici camerali, ha necessità evidente spesso di un supporto, di un sostegno, e quindi si è sviluppata nel corso degli anni da parte del personale camerale una elevata capacità di assistenza rivolta alle imprese. Questa assistenza si svolge in modalità plurima, o direttamente presso gli sportelli, ovvero attraverso i call center, ma proprio per cercare anche di trovare delle soluzioni più evolute, il sistema camerale ha sviluppato tra i propri servizi il servizio di ateco.infocamere.it, che è un servizio disponibile sul web che consente sia agli imprenditori che ai professionisti di avere un quadro di quelle che sono le normative che riguardano le singole attività economiche, di quelli che sono gli adempimenti che devono essere posti in essere, quindi delle amministrazioni a cui si devono rivolgere per poter legittimamente svolgere quell'attività. Quindi attraverso questo sito è possibile, descrivendo anche brevemente in maniera molto rapida l'attività che si intende svolgere e il luogo anche dove si intende svolgere, si ha la possibilità di conoscere quali sono le norme che disciplinano quell'attività, quali sono i requisiti che vengono richiesti sia a livello nazionale, ma talvolta anche a livello regionale, nonché tutti gli adempimenti che debbono essere posti in essere per poter avviare quell'attività. Segnalo come nel 2020 questo servizio ha registrato l'accesso di oltre 500.000 utenti che hanno eseguito 3 milioni di ricerche, quindi a dimostrazione di come si tratti di uno strumento particolarmente efficace. Devo dire anche che devo aggiungere come un altro aspetto che abbiamo potuto riscontrare è come l'utenza abbia richiesto in tempi recenti anche di essere facilitata nell'approccio a questi adempimenti amministrativi per cercare di poter nella maniera più corretta eseguire appunto quello che la legge richiede, e in questo senso il sistema camerale ha anche sviluppato dal 2021 un nuovo ambiente di lavoro che si chiama DIRE, che ha quale sua funzione proprio quella di assistere
l'interessato nel momento della compilazione delle pratiche per poter evitare errori che possono poi portare o a rifiuti, a sospensioni, quindi a rendere più immediata e possibile quella che è la possibilità di effettuare, di lavorare e di avviare la propria attività. Come si sa, l'attività economica che viene ad essere che si intende svolgere consiste in un'autodichiarazione, cioè l'imprenditore nel momento nel quale sta per avviare o vuole modificare la sua attività esegue un'autodichiarazione su quella che è l'attività che intende svolgere e su questa dichiarazione gli uffici camerali svolgono un'attività di verifica riguardo non soltanto alla correttezza della domanda ma anche riguardo al possesso dei requisiti che ripeto, molto spesso per le singole attività economiche le leggi o i regolamenti richiedono, di cui richiedono il possesso. E quindi le Camere di Commercio ormai da anni hanno sviluppato quest'altro servizio che si chiama Codifica Teco, che consente di poter arrivare alla esatta attribuzione del codice Ateco a favore delle imprese che sono iscritte nel registro. Quindi si tratta di un'attività da dire raffinata proprio da parte di questo personale specializzato che nel 2020 appunto ha gestito 650.000 interventi di codifica partendo da quella che è la descrizione contenuta nella modulistica del registro delle imprese. Il processo di cui stiamo parlando di aggiornamento del codice Ateco determinerà una serie di ricadute su vari servizi. In primo luogo quelli che sono legati alle domande di comunicazione unica, per quelle ragioni che dicevo prima di assistenza da prestare all'impresa, nella erogazione di informazioni, di documenti ufficiali che le Camere effettuano non soltanto a favore delle stesse imprese, ma anche a favore della pubblica amministrazione, nell'elaborazione di statistiche, nell'assistenza agli sportelli unici attività produttive che, come si sa, sono in capo ai comuni, nelle attività legate all'istituto di pagamento, alla gestione di programmi tipo Restart Impresa, che sono servizi destinati a garantire il finanziamento di imprese che appunto hanno necessità di essere assistite anche sotto questo profilo. E infine anche nella gestione del registro nazionale degli aiuti di Stato, nella gestione dei bandi, che pure diciamo soprattutto in questi ultimi anni ha avuto un particolare interesse da parte del mondo imprenditoriale. Gli impatti che la modifica, l'aggiornamento della classificazione Ateco avrà sull'attività delle Camere di Commercio saranno essenzialmente di natura organizzativa e avranno dei tempi di attuazione che sono diversi, differenti a seconda del tipo di intervento. Mi spiego. Per quelli che sono gli interventi integrativi dell'attuale classificazione, l'impatto sarà limitato sui servizi, quindi senza alcuna riclassificazione dei codici Ateco e quindi sarà possibile anche la sua attuazione in tempi prevedibilmente limitati, fra i 2 o 3 mesi. Più complesse saranno invece gli interventi modificativi dell'attuale classificazione, ne abbiamo prima sentito una breve descrizione, cioè la cosiddetta proprio revisione, la quale comporterà un impatto più consistente nella riclassificazione di circa 6 milioni di sedi di imprese e 12 milioni di unità locali che oggi sono registrate all'interno del registro. È chiaro che non tutte saranno impattate, però è per dirvi della ampiezza dei contenuti del nostro archivio su cui poi bisognerà successivamente intervenire. Diciamo che l'attuale presenza di diversi formati di classificazione, con o senza gli zeri finali, che vengono poi adottati dai vari enti in maniera diversa, generano un ulteriore livello di complessità. E la complessità si evidenzia soprattutto in occasione dell'attività di impresa, di avvio dell'attività di impresa, lo riscontriamo, nel momento in cui l'impresa intende fare richieste di accesso al credito, di ottenere finanziamenti, ovvero nel momento nel quale presenta domande
di aiuto, di partecipazione a bandi che vengono posti in essere dalle amministrazioni sia nazionali che regionali. E questa esperienza è stata particolarmente evidente soprattutto negli ultimi 2 anni, quelli legati al fenomeno della pandemia, dove appunto le imprese hanno riscontrato l'importanza non soltanto di un'esatta descrizione della loro attività, ma anche di una esatta codifica ad eco della loro attività, perché appunto spesso ad essa era legata l'aiuto, la concessione di questi aiuti. Quindi diciamo che la realizzazione di questa nuova, questa univoca classificazione dell'attività economica ATECO rappresenta dal punto di vista delle Camere di Commercio una grande opportunità sia di semplificazione a favore del sistema economico del Paese, sia anche un sistema più efficiente di confronto e di scambio di informazioni fra le varie pubbliche amministrazioni che sono coinvolte nella gestione dell'attività di impresa. Io vi ringrazio per l'attenzione e restituisco la parola alla moderatrice. Grazie per la presentazione. Naturalmente, come abbiamo avuto modo di vedere, l'aspetto, diciamo, uno dei rappresentanti di uno degli enti più rilevanti per quanto riguarda la raccolta, produzione, distribuzione, classificazione delle unità Union Camere, grande fornitore tra l'altro di microdati all'Istat per l'aggiornamento dei propri registri statistici, ha mostrato come in effetti anche un'attività di aggiornamento e quindi parziale di una classificazione comporti una serie di attività che devono essere quantomeno organizzate, coordinate e rese coerenti nel sistema, cosa che appunto la possibilità di lavorare tutti a un tavolo virtuale del Comitato ATECO ci sta dando, ci sta facendo mettere sul piatto tutte le problematiche che ci accomunano. Prima appunto il dottor Sodini parlava della codifica, dei problemi di codifica ATECO, di registrazione degli utenti. Ecco, nelle classificazioni naturalmente anche l'Istat nei suoi processi di codifica dell'ATECO e di supporto ai soggetti che hanno necessità di classificarsi devono avere un indirizzo unico, comune, in modo che poi appunto non si ritorni più volte sull'utente per chiedere di specificare determinate cose, oppure che una appunto richiesta da parte del governo di un'assegnazione di un codice dia luogo a possibili differenze nel conteggio di determinate situazioni di struttura di unità economiche. Quindi tutto quello che stiamo facendo, che stiamo cercando di fare, va proprio in quest'ottica, in questa logica di condividere le procedure, di collaborare e di avere una strategia comune. Quindi io direi che a questo punto mi avvio alla conclusione di questo interessante seminario, innanzitutto ringraziando l'organizzazione per averci dato questo spazio e poter presentare questo argomento alquanto tecnico da un lato, però naturalmente molto rilevante dal punto di vista anche proprio economico, e ringraziando anche soprattutto i relatori. Diciamo che questa è stata un'occasione per fare conoscere ad un pubblico, appunto, non solo di addetti ai lavori, come dietro una semplice richiesta di istituire un nuovo codice ATECO si celi un insieme di attività molto articolate che coinvolgono tanti soggetti di enti diversi e con professionalità differenti. Come abbiamo visto, già è un successo il fatto che il Comitato abbia raggiunto la messa in opera di una procedura per effettuare appunto degli aggiornamenti periodici più frequenti rispetto alle revisioni. Da questo momento partirà invece la revisione dell'ATECO, perché adesso ci dovremmo allineare appunto alle operazioni internazionali. E appunto ha messo anche in evidenza
come per poter, diciamo, realizzare in maniera coerente questo aggiornamento, ci sia stata una grande collaborazione da parte di tutti gli utenti, in un clima onestamente di condivisione e di trasparenza di tutto quello che stiamo facendo. A breve sarà anche disponibile sul sito dell'Istat un nuovo sito web in cui mostreremo e metteremo, diciamo, in maniera più chiara, tutte queste attività, per cui l'utente può anche, diciamo, rileggersi un po' tutto ciò. Quindi a questo punto direi di chiudere la sessione. Ringrazio veramente tutti e arrivederci a una prossima occasione.